Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi andiamo a fare una reaction di un gruppo emergente, se così vogliamo dire, anche se nella scena romana è abbastanza affermato, diciamo. Loro sono gli Ulfednar, io conosco bene Michele Cacciari e devo dire che ho voluto portare questa reaction oggi solamente perché, da come mi stava raccontando qualche anno fa, stava facendo un lavoro enorme per questo album e sono veramente in hype visto che è uscito visto che è uscita la nuova canzone, il singolo Impetuoso Divenire. Voglio ascoltarla e voglio presentarvi a voi questo gruppo che molto probabilmente non conoscete. E loro fanno black metal e devo dire che fanno veramente un black con i controcoglioni. Li ho visti una volta al Traffic, purtroppo non sono riuscito a vederli all'Orion quando hanno suonato, udite udite, prima dei Dark Funeral. Loro hanno suonato qui a Roma prima dei Dark Funeral ed è stata qualcosa di incredibile. Io purtroppo in quel momento ancora non ascoltavo black metal come adesso e quando li ho visti al Traffic avevano fatto veramente una coreografia immensa. Sono riuscito ad arrivare quel giorno per vedere le ultime canzoni perché purtroppo sono arrivato tardi e veramente spaccano una cifra, per cui se ve lo sto consigliando andate, se vi piace il black metal andate a supportarli. Oggi ci ascoltiamo Impetuoso Divenire, che appunto è la canzone, il singolo è uscito da poco e io spero prima o poi di portarvi Michele Cacciari qui sul canale, perché lui ha veramente tanto 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 da dire sulla scena black e soprattutto su tante altre cose. Vi posso dire che io ci ho parlato spesso con lui quando lo beccavo comunque sia al Traffic, alle serate, e una delle tante cose è che lui ha conosciuto i Draugr e li ha visti suonare, per cui io spero prima o poi di portarvi sul canale Michele, così ne parliamo un pochino e ci racconterà tante di quelle cose che veramente non vi immaginate. Io ci ho parlato e veramente quando ero lì e mi raccontava di tutto quanto mi brillavano gli occhi, ecco. Signori, andiamo a sentire questa nuova canzone, Impetuoso Divenire. Vi ripeto, Michele quando mi ha parlato di questo nuovo album mi ha detto che stava facendo un lavoro enorme e mi ha caricato veramente tantissimo, e si parla di qualche anno fa, molto prima della pandemia, quindi mi aspetto veramente tanto da questa canzone e niente, speriamo valga la pena, sicuramente ne varrà la pena. Loro sono gli Ulfednar. Questo è Impetuoso Divenire. Allora, prepariamoci. Non vedo l'ora di sentirla, vi giuro. Allora, eccolo qua. Signori, ci siamo. Impetuoso Divenire degli Ulfednar. Voglio fermare subito perché effettivamente, allora, io che li ho visti spesso, cioè quando li vedo suonare sono sempre truccati e peccato non vederli truccati con il face painting, però
Ci siamo, ci siamo. Poi avete sentito la voce di Michele. Cioè, mamma mia, ma ve lo devo dire? Ma ve lo devo dire? Avete sentito, sì? Comunque è bell'inizio. Ci siamo, ci siamo. Andiamo, andiamo. Mamma mia, ma che... Mamma mia. Incredibile, incredibile. Incredibile. Non ho parole. Cioè, bella, bella vera. Poi dopo mi devo ricordare di dire alcune altre cose, però vabbè. Alcune altre cose che sicuramente vi piaceranno. Bello, bello, mamma mia, mi sta piacendo un sacco, eh. Devo dire, è un sacco bella questa canzone. E... cioè, la voce, regà, la voce di Michele a me fa impazzire. Me lo mette qua così almeno mi faccio vedere meglio. Poi niente, vi dico alla fine, un po' di cose. Allora, io prima cosa vorrei vedere se c'è il testo, perché se c'è il testo mi sento male. No, non c'è. Vorrei leggere il testo, prima o poi lo vorrò leggere, perché mi sta intrigando. Mi sta intrigando parecchio. Non riesco a capirlo bene, però alcune cose... Senti un po' che basso, Silvia. Bello. Madonna, spettacolare. Mamma mia. Incredibile. Che spettacolo! L'ho visto tornare, l'ho visto guardare, il tempo perduto è tornato a guidare. Mamma mia! Mamma mia, raga, quanto mena, mamma mia, che spettacolo! Cioè, dovevo bloccare perché mi avete visto.
Ma quanto fomenta, ma quanto ha fomentato, regà, cioè. Mamma mia, ma se così è l'album. Basta, andiamo avanti, finiamola che manca poco. Bella. Mamma mia, signori, che cosa diavolo è uscito fuori? Mio Dio! Cioè, regà, no, vi posso dire una cosa. Ve lo dico proprio tranquillamente, ve lo dico proprio, guarda. Non me l'aspettavo. Non mi aspettavo una cosa così. Mamma mia, signori. Cioè. No, raga, ve lo giuro che non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio per niente. È incredibile, è veramente, veramente incredibile. Se l'album che deve uscire è tutto su questa scia, cioè, per me. Ne compro tutto. Ne compro tutto, fermi tutti, cioè. Vedo proprio i sordi veri, cioè. Fermi tutti, cioè. Cioè, sono rimasto veramente senza parole. Cioè, sono rimasto senza parole, penso che l'avete visto pure da quando stavo ascoltando la canzone. Non l'ho voluta bloccare sempre perché stavo talmente intrippato perché, mamma mia, che spettacolo! Non volevo rovinarla. Devo dire che è stato breve ma intenso. Breve ma intenso questa reaction e cavolo, questa me l'ascolta a ripetizione proprio. Questa me la comincio a ascoltare proprio a stecca. Mo appena finisco appena finisco di registrare qua, ma la ricomincio a risentire perché è proprio bella, 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 bella. Ah, e allora, tra l'altro, volevo dirvi le ultime due cose, poi posso concludere, diciamo. Silvia, la bassista, suona anche negli Hallucination, e il batterista, che non avete visto, è, udite udite, Ivan dei Durwin. Già, è proprio lui. Vabbè, signori, io penso che penso di finirla qui la reaction. Devo dire che me coglioni, me coglioni, oh, bella, 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 bella. Regà, ve lo giuro, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo una cosa del genere. Belle palle, come direbbe qualche amico mio. Belle palle. Cazzo. No, niente, mo hai alzato l'hype, mica. Mo voglio l'album, instant. Vogliamo l'album. Vogliamo l'album, assolutamente. Aspetta, allora, l'album Il culto dell'agonia esce il 6 giugno. Io il 6 giugno sto lì pronto a sganciare i soldi proprio subito. Bello, bello vero. Qua è proprio tanta tanta roba. Signori, io la finisco qui, la concludo qui, questa reaction bella sentita, direi che è stata una bella reaction, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio per niente. E io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Se il contenuto vi è piaciuto, lasciate un bel like se pensate che me lo merito. E se state guardando i miei video e ancora non siete iscritti, io vi consiglio solamente di iscrivervi perché appunto almeno non ve li perdete, giusto per quello.
Raga, io niente, vi saluto e vado a fare un'altra reaction subito dopo questa, perché c'è un'altra canzone e voglio fare la reaction. Ci si becca nel prossimo video. Ciao a tutti.